Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi ci occuperemo di un tema molto importante. Parleremo infatti di scuola, parleremo soprattutto di un ambito scolastico, diciamo così, educativo, meglio, che è quello degli asili nido e della parte dell'educazione che riguarda l'infanzia dagli 0 ai 6 anni. È un percorso, come ormai abbiamo imparato a capire, è molto importante quello educativo in questa fascia d'età, perché è la fascia d'età dove si formano in qualche modo i nostri figli e dove, come dire, bisogna agire, e questo lo si è capito ormai da un po' di tempo, anche se è stata a suo modo, diciamo, una scoperta dal punto di vista dei servizi socio-educativi della nostra regione, ma insomma del nostro paese. Lì bisogna agire anche per cercare di evitare, come dire, problemi successivi che si possono presentare a livello psicologico nel corso dell'età a venire. È un tema molto importante anche e soprattutto dopo il Covid, dopo una frattura vera e propria che si è venuta a costituire tra generazione e anche a livello valoriale. Proprio per questo oggi ne parliamo con due graditi ospiti. Intanto mi fa piacere avere in studio il presidente della FISM Toscana, Leonardo Alessi, grazie per essere con noi. Grazie a voi. E grazie e benvenuta all'assessore alle politiche educative del comune di Sesto Fiorentino, Sara Martini. Grazie. Grazie a te e a voi. Allora, ci sono insomma anche degli eventi, per questo abbiamo invitato anche Alessi su questo tema, anche perché la Toscana ha una novità, che sono gli asili nido gratuiti, e questo è un qualche modo una frontiera che nella nostra regione, in cui la nostra regione in qualche modo fa scuola, proprio a questo proposito. Ma con un titolo che è Dal nido gratuito alla parità scolastica, sabato la FISM organizza a Firenze un importante convegno proprio per discutere di questo tema, ovviamente allargato. Quale sarà, diciamo, il core business di questa mattinata? Cioè, che cosa dovrà emergere? Ma noi crediamo che la mattinata debba far emergere due questioni. Il primo è la positività del provvedimento regionale, nel senso che, come si diceva prima, questo è un provvedimento che pone la regione all'avanguardia, la regione toscana all'avanguardia rispetto a tutte le regioni italiane, perché è la prima regione in cui di fatto dal prossimo anno in poi tutte le famiglie che hanno meno di 35.000 euro ISEE e hanno i bambini in età di nido potranno andare all'asilo nido gratuitamente, sia in strutture comunali che in strutture private accreditate. E anche questo è un fatto importante, perché si può dire che la Regione ha agito anche in un'ottica di completa sussidiarietà, nel senso che ha trattato i bambini nello stesso modo sia coloro che in qualche maniera frequentano gli asili nido comunali che coloro che frequentano gli asili nido privati accreditati. Noi come federazione ne associamo 150 e accogliamo 3.500 bambini. Quindi il tema è la positività di questa iniziativa, che ha varie valenze positive. La prima delle quali è sicuramente, e forse la più importante mi viene da dire, in un contesto molto difficile da un punto di vista demografico come è quello del nostro paese e come è quello della regione, che purtroppo non fa eccezione, anzi è una delle peggiori d'Italia dal punto di vista della performance demografica delle nascite. È una delle, e quindi questo provvedimento in qualche maniera vuole sicuramente, accanto ad altri che sicuramente sono in gestazione o si stanno facendo anche a livello nazionale, aiutare, intervenire per promuovere la natalità. In secondo luogo, credo che aiuti le donne che vogliono tornare a lavorare, e quindi evidentemente è un aiuto anche all'occupazione femminile, lo è anche per le educatrici che lavorano nei nidi, perché è evidente che una misura di questo genere rafforza tutte le strutture, specialmente parlo di quelle a gestione privata, diciamo una misura di questo genere rafforza e stabilizza il posto di lavoro di tante educatrici, evidentemente negli asili nido per lo più lavorano donne, che lavorano nelle nostre strutture. Quindi, allora, si fermi un attimo, perché poi tanto ci torneremo su questo tema, perché effettivamente, come dire, la prima valenza è quella di sottolineare la positività di questo. Ora, oggi noi qui di solito parliamo di politica, oggi non volevo parlare di politica, però mi verrebbe da dire, no Martini, che insomma il governo di destra, il governo della famiglia, poi alla fine una legge del genere la si fa quasi da apripista in Toscana sostanzialmente, questo è un fatto positivo, al di là della nota polemica politica, se vuole è una misura che serve. Ora, va detto una cosa, c'erano già diverse agevolazioni, insomma, che riguardavano gli asili nido, questa è un po' una legge quadro dal punto di vista anche normativo della struttura, come la recepite a livello comunale?
Senz'altro la misura regionale appunto Nidi Gratis è stata accolta anche da un'amministrazione comunale come la nostra, da tutte le amministrazioni comunali nel territorio regionale con grande favore, perché va appunto a definire una cornice di stabilità anche pluriennale all'interno della quale possiamo a questo punto definire delle politiche di sostegno alla famiglia e appunto al personale educativo non di poco conto. Già appunto lo citavi, erano in vigore alcune misure, penso al bonus IMSS da qualche anno già attivo sul territorio nazionale, è vero che supportava e supporta le famiglie che decidono di iscrivere i propri figli al nido, però è chiaro che quella era una misura sì importante, ma che non andava e non va a coprire l'intero importo. Con questa misura appunto di nido gratis è chiaro che si fa un salto enorme e si va appunto a definire una misura che nella sua totalità va a coprire quello che è l'investimento di una famiglia e il fabbisogno. Tra l'altro va in qualche modo a intercettare anche quella che è una domanda di nido in crescita nei nostri territori, e questo mi fa piacere sottolinearlo, perché nonostante la demografia parli chiaro anche nei nostri comuni, lo diceva benissimo già il dottor Alessi, la domanda di nido cresce, crescendo negli ultimi anni e cresce al giorno d'oggi. Proprio a Sesto Fiorentino stiamo in questi giorni a chiudere le graduatorie e vedo una domanda in crescita. Come mai? Io me lo spiego fondamentalmente con due elementi. Da una parte i bisogni delle famiglie che cambiano e che sono appunto in continuo mutamento e che richiedono comunque dei supporti sempre maggiori, diciamo, rispetto a condizioni lavorative e familiari appunto che cambiano o che mutano. E dall'altro però anche ritengo che tra le motivazioni ci sia anche un fattore di natura culturale. Ecco, una sensibilità è una cultura del nido che cresce, che cambia e che viene ritenuto non più soltanto come insomma era in passato, o almeno quando è nato, come una misura che in qualche modo serviva per occupare qualche ora di vita del bambino mentre la mamma appunto era al lavoro o il nonno non c'era, ecco, ma più che altro adesso più come una misura e un'attenzione che va a intercettare anche dei bisogni educativi, pedagogici dei più piccoli e quindi anche una scelta di tipo appunto culturale che la famiglia sempre più tende a fare, laddove però ci sono appunto dei sussidi, dei supporti, delle agevolazioni, perché altrimenti rischia di essere una misura insostenibile per tante famiglie. Questo mi pare un fatto fondamentale, no, Alessi? Cioè, effettivamente cambia un po' la percezione, cambia anche a livello culturale la volontà di una famiglia di mandare il bambino al nido oppure no, perché se ne riconosce il carattere formativo, diciamo così. Ora lei come presidente della FISM della Toscana avrà un po' il quadro anche a livello nazionale, perché non dappertutto in Italia siamo nella stessa condizione. Ad esempio, credo, insomma, però correggetemi se sbaglio, che al sud, sugli asili nido, ci sia molta meno attenzione, ci sia anche meno richiesta da parte delle famiglie. Cambia evidentemente anche da zona a zona, cambia anche da zona a zona in Toscana, e soprattutto come sta la nostra regione rispetto nel panorama nazionale sull'offerta? La nostra regione dal punto di vista dell'offerta sta molto bene, nel senso che si colloca insieme all'Emilia Romagna, insieme al Trentino, ai primi posti come numero di posti offerti. Siamo sicuramente sopra l'obiettivo famoso di Lisbona del 33% dei posti offerti di nido. Evidentemente questa situazione non è uguale in tutta Italia, ma soprattutto in alcune aree del sud, soprattutto in Calabria e in Sicilia, ci sono delle situazioni molto molto pesanti, dove invece del 33 siamo tra il 5 e il 6. Devo dire che al sud, per mia informazione, ci sono state anche delle iniziative, sempre con i fondi europei, che qualcosina hanno smosso. Cito l'esempio della Puglia, dove sono stato recentemente a conoscenza del fatto che diversi asili sono stati aperti e quindi la situazione è migliorata. In Toscana possiamo dire questo, possiamo dire che ci sono delle città come Firenze che coprono già il 50% dei posti, il 50% dell'utenza possibile. Ci sono delle zone rurali con un po' meno offerta, però credo che possiamo dire questo. Ad oggi le liste d'attesa sono presenti solo nelle grandi città o nei comuni importanti, nei comuni più piccoli ce ne sono molti, molti meno. Si può dire anche che questa misura genererà un'ulteriore domanda, e quindi credo
che, come ha detto anche il Presidente Gianni in un recente intervento, si dovrà procedere a un piano nidi, cioè a un incremento ulteriore della presenza degli asili nido. E in questo senso, come federazione di scuole dell'infanzia paritarie e di asili nido accreditati di ispirazione cattolica, noi faremo la nostra parte, cioè noi ci stiamo già muovendo per incrementare nei prossimi anni in maniera significativa la nostra offerta. Già quest'anno abbiamo aperto diversi asili, ma ne apriremo altri. Purtroppo un dato negativo da questo punto di vista è il fatto che noi non possiamo accedere ai fondi del PNRR, perché purtroppo l'Europa da questo punto di vista è un po' dimentica di quello che è il valore del privato sociale, del no profit, non capisce bene qual è la funzione anche sociale di che cosa in qualche maniera danno come contributo al bene comune le realtà come le nostre, le cooperative, le congregazioni, le parrocchie. E soprattutto in Italia hanno una valenza molto grande. In Italia, il discorso è quello, spesso si fa una norma europea, si prende tutta l'Europa, certo. Ma l'Italia ha una peculiarità da questo punto di vista. L'Italia ha una storia, una peculiarità e questo non viene capito. Però noi ci stiamo muovendo, creeremo le occasioni, le modalità per finanziarsi, chiederemo aiuto alle fondazioni bancarie, chiederemo aiuto alle famiglie, troveremo la modalità per poter in qualche maniera fare questa operazione, perché un'operazione di incremento di posti di asili nido è un'operazione molto importante. È importante sia da un punto di vista della valenza educativa di questi servizi, perché ormai è chiaro che per una famiglia il nido non è solo il luogo dove lasciare il bambino, ma è il luogo dove il bambino può crescere, può fare dei passi avanti e dei progressi da un punto di vista educativo suo proprio. Dall'altro lato è importante anche per noi, perché evidentemente noi, come anche le scuole statali e come le scuole comunali, subiamo sul livello della scuola dell'infanzia un decremento demografico che un decremento di iscrizioni che può portarci anche a avere delle perdite di qualche posto di lavoro. E quindi evidentemente, aprendo dei servizi all'infanzia in più, riusciamo a rioccupare tutto il personale e a occuparne anche qualcuno in più, perché sicuramente questo accadrà, anche perché all'asilo nido i rapporti numerici sono diversi rispetto a quelli della scuola diciamo d'infanzia. Un maestro per meno bambini, esatto, rispetto a quelli che si hanno nelle scuole di grado superiore. Senta Martini, volevo farle una domanda sulla popolazione scolastica di queste strutture. Ne parlavamo rispetto appunto ai servizi educativi che oggi vengono visti in maniera diversa, ma c'è bisogno particolare, come dire, di affiancare i bambini già dagli 0 ai 6 anni? Lo si è capito questo nel corso del tempo, ci sono stati fatti convegni, insomma nel corso del tempo, ormai anche già da un po' di tempo, in realtà la Toscana ci punta molto con diversi percorsi educativi sotto tanti profili, quindi non stiamo nemmeno a citarli, che proprio interessano la fascia dagli 0 ai 6 anni. Perché è così importante? Ma sono i cosiddetti 1000 primi giorni di vita di un bambino, dove si mettono le basi appunto di una crescita serena, buona e proficua da tutti i punti di vista, insomma a 360 gradi, quindi nell'ottica di una crescita che tenga conto di tutte le dimensioni di vita, di tutti i sensi, dello sviluppo di tutti i sensi, di una psicomotricità appunto il più possibile adeguata, di un'attenzione, di una scoperta nei confronti del mondo, che sono appunto a cominciare dai bambini, i coetanei che ti stanno accanto, gli adulti di riferimento che trovi tra le mura di casa, ma anche appunto tra le mura delle strutture educative, e che sono poi tutti i coloro, tutti i soggetti, tutte le persone che poi di giorno in giorno incontri lungo il cammino. È chiaro che è fondamentale lavorare nell'ottica dello 06, perché appunto nido e scuola dell'infanzia non siano considerati compartimenti stagni, ma siano considerati nell'ottica di un percorso appunto sinergico, dove sia le famiglie, sia anche il personale educativo, sia appunto poi i bambini, che sono i nostri primi protagonisti di questo percorso, siano accompagnati e non considerati, come dire, dei pacchetti che comunque appunto seguiamo per un certo momento e poi lasciamo andare. Addirittura oggi si comincia a parlare di 018, nel senso di un percorso formativo unico, che appunto accompagna la vita dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, veramente nell'ottica di un'unitarietà, ecco, che poi rende persona adulta. È fondamentale, voglio risottolinearlo anch'io, come dire, l'importanza e la ricchezza di un sistema integrato che si occupi di tutto questo. Lo dico anche come assessore, certo, appunto di un ente pubblico, perché da soli come amministrazioni pubbliche non potremo mai far fronte a quella che è la domanda appunto di nido e di educazione che i nostri territori esprimono. Io lo vedo sul nostro territorio: noi abbiamo 6 servizi 03, quindi 6 nidi comunali e 8 privati, e tutti insieme appunto
facciamo sì che il sistema integrato possa rispondere alla domanda delle famiglie in continuo mutamento e sempre maggiore, come dicevo prima. Se non lavoriamo insieme in una ottica sinergica, ecco, tutto questo non sarebbe possibile. Infatti ho anche in queste settimane fortemente voluto che tutti i privati del nostro territorio partecipassero insieme a noi alla misura Nido Gratis. Anche questo non era scontato, perché comunque comporta delle difficoltà operative ora nell'avvio non banali, certo, non banali, sia la sua amministrazione sia la sua uffici comunali, lato servizi privati. Però ecco, tutti insieme abbiamo risposto sì a questo invito della Regione Toscana e ci prepariamo appunto ad affrontare l'anno educativo che verrà, quindi da settembre, senza aver lasciato indietro nessuno. Questo penso sia un punto fondamentale. Sì. Prego. Voglio aggiungere una cosa su questo tema. Mi viene da dire che una delle questioni per cui i nidi privati accreditati hanno avuto inizialmente una resistenza all'adesione al progetto Nidi Gratis, evidentemente è stato un tema finanziario, nel senso che evidentemente fino alla fine di quest'anno un nido privato piccolo riscuote le rette tutti i mesi, da settembre deve aspettare che il comune paghi. Questo tanto lo sappiamo tutti, le amministrazioni comunali hanno dei tempi un po' più lunghi e questo può creare degli elementi di tensione finanziaria. Come federazione noi da questo punto di vista abbiamo ragionato e stiamo concludendo con alcune banche, importanti, tra cui Banca Intesa, delle convenzioni proprio per aiutare i soggetti gestori a non avere elementi di tensione finanziaria. Era un fatto che fino a ieri non c'era, oggi c'è, quindi è una cosa su cui stiamo lavorando. Altre due note le faccio sulla questione della valenza educativa del nido. Mi consente un secondo, così chiudo questo argomento, perché su questo volevo chiederglielo anch'io. Solo una nota, magari di servizio per chi ci guarda da casa, Martini. Per le famiglie che cosa succederà con gli asili nido gratis? A chi dovranno fare la richiesta? Alla regione, al comune? Allora, dal 29 di maggio, quindi tra pochi giorni, sarà aperta una piattaforma da parte della Regione Toscana, all'interno della quale ogni famiglia appunto inserirà tutti i propri dati e il dato del nido che ha scelto per settembre, e a quel punto poi saranno nei mesi estivi fatte le istruttorie da parte della Regione Toscana e quindi la famiglia, diciamo, si inserirà in un portale appunto della Regione. Perfetto. E poi da settembre riceverà appunto tutto quello che le indicazioni, tutti i rimborsi che saranno necessari. A proposito di quello che diceva Alessi, se posso adesso sì, io, noi come amministrazione comunale abbiamo promesso, mi espongo, ma l'ho già detto e fatto, e gli uffici stanno lavorando per questo, per anticipare ai nidi privati del territorio una quota parte di risorse prima ancora che la Regione liquidi a noi la prima tranche. Questo per far sì che a settembre tutti i nidi privati del territorio, insieme ai nostri appunto comunali, abbiano un avvio sereno delle attività, perché adesso appunto diceva riscuotono i primi del mese e nel futuro avranno le risorse molto più tardi, non più dalle famiglie appunto ma dagli enti regionali e locali. Così si garantisce anche l'uniformità sul territorio, da parte di tutte le strutture. Beh, insomma, una buona iniziativa mi pare. Riprendiamo adesso il discorso, anche se volete più importante, ma questa è una nota di servizio, visto che tanti anche che ci guardano magari sono interessati ad avere questo servizio che andava data, i percorsi educativi, dicevamo, anche perché gli ultimi tre anni non sono stati proprio, come dire, degli anni normali, diciamo così. No, gli ultimi tre anni sono stati anni difficili per le famiglie, per i bambini, e quindi evidentemente sono anni anche in cui si sono evidenziate una serie di patologie, una serie di difficoltà da parte dei bambini, e da questo punto di vista mi permetto di dire che il fatto che i bambini vadano al nido, vadano alla scuola dell'infanzia e lo facciano dentro un sistema integrato, cioè dentro un sistema di qualità dove pubblico e privato lavorano insieme, fa sì che, ad esempio, noi come federazione abbiamo una commissione di esperti che si occupa esplicitamente di andare a capire se ci sono bambini che hanno particolari situazioni, di vedere, di fare osservazioni e di fare diagnosi precoci, in modo che tante difficoltà si possano prendere per tempo. È, secondo me, un fatto positivo che la frequenza al nido e alla scuola d'infanzia porta, che prima non c'era, e quindi si possono affrontare tanti fenomeni che purtroppo si sono diffusi, tutti lo sanno, le difficoltà psicologiche che anche nei bambini si sono aggravate con la vicenda del Covid sono notorie, soprattutto la diffusione anche di casi di autismo è una cosa che per l'osservatorio che io in questa regione è impressionante. Noi abbiamo sui disabili che frequentano le scuole della FISM un quarto sono affetti da sindrome autistica, quindi questo è varie tipologie, un numero comunque importantissimo, e quindi il fatto di un sistema integrato può aiutare rispetto a questa difficoltà, mi premeva dirlo. C'è un'ultima questione che volevo dire,
sugli aspetti educativi. Noi non dobbiamo dimenticarci mai che in un mondo così difficile, in una civiltà in cui noi abbiamo assistito e stiamo assistendo a un'emergenza educativa gravissima, perché si è rotta la capacità di una generazione di trasmettere la positività della vita a un'altra, il nido, le scuole sono dei punti di aggregazione, di aiuto, di comunità unici, e il fatto che le famiglie vadano al nido da questo punto di vista è un fatto positivo, è un fatto dove famiglie con problematiche diverse si incontrano, è un fatto dove famiglie di cultura, di religione, di storia si incontrano e possono, come dire, sostenersi insieme in un momento, come dice Papa Francesco, di cambiamento d'epoca che è assolutamente difficile per tutti. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare ed è una delle ragioni che spinge noi a voler fare davvero un incremento significativo dei posti di asili nido nelle nostre strutture, perché riteniamo che sia un bene per tutti. Senta Martini, volevo chiederle una cosa. C'è anche un tema politico intorno alla scuola, diciamo così, cioè quanto è un tema politico, ma se vuole anche amministrativo, cioè la capacità di un'amministrazione, di un comune, di investire in questo tipo di settore. Ora parlo dell'educazione in generale, non soltanto quello dei nidi e della scuola di infanzia, ma come dire, c'è una scelta precisa che viene fatta, no? E oggi ci sono anche gli strumenti del PNRR, anche se, come dire, altri strumenti ci sono stati anche in passato, e a volte non tanto in Toscana ma in altre regioni, ad esempio delle agevolazioni per la costruzione dei nidi, sono andati a volte dei bandi anche deserti, soprattutto anche qui nel sud Italia, sintomo insomma di quello che dicevamo non anche solo prima. Nel sud Italia, perché anche noi abbiamo avuto difficoltà a partecipare al bando del PNR. Cos'era lì? Perché problema, complicazioni burocratiche. Le risorse, diciamo, sono destinate alla realizzazione di nuove strutture, ma poi non c'è uno spicciolo, diciamo, per la gestione. E dal primo giorno dopo, diciamo, quando hai la struttura pronta, poi la gestione è quella tutta poi sulle spalle di un ente locale o di un soggetto appunto del terzo settore, del privato sociale. Quindi bene pensare a costruire nuove strutture, cioè, ma poi è ci bene anche capire essere, però, come li gestiamo questi spazi, perché appunto ci sono oneri importanti, oneri e onori importanti, perché è una questione insomma da chiarire prima di partire, però, perché come portiamo avanti le attività nel quotidiano, come valorizziamo il personale educativo che appunto ha vissuto anni complessi e che comunque insomma gestisce, fa un mestiere insomma particolarmente delicato. Certo. Quindi anche noi, ad esempio, come Comune non abbiamo partecipato a questi bandi del PNRR, tuttavia siamo una delle poche amministrazioni sul territorio regionale, mi sento di dirlo e anche con forza, che ha deciso soltanto negli ultimi 2 mesi di bandire un concorso pubblico per educatori di nido comunale. Il bando sarà fuori tra qualche giorno, questo per investire risorse e quindi assumere a partire da settembre nuovi educatori di nido. Amministrazione che ha deciso di mettere nei capitolati di gara di tutti, diciamo, gli appalti dei nidi comunali, dei due che non gestiamo appunto direttamente con i nostri educatori, quindi degli altri 4, il livello di 2 per quanto riguarda il contratto nazionale del mondo delle cooperative, e quindi anche qui facendo un salto di qualità importante nella valorizzazione del personale educativo che poi è coinvolto nei nostri servizi. Aprire un centro per bambini e famiglie dal titolo Lo Stregatto, che è stato l'anno scorso un esperimento, ma che ha avuto talmente un grande successo che stiamo replicando anche quest'anno, uno spazio aperto 2 pomeriggi a settimana dove il bambino, accompagnato dal babbo, dalla mamma, dal nonno, dalla babysitter, insomma da una figura di riferimento adulta, comunque passa delle ore del proprio tempo insieme a coetanei e altre figure appunto adulte di riferimento. Quindi insomma tutta una serie di investimenti che insomma credo aiutino questo sistema a svilupparsi. Sì. Insomma, diciamo, laddove si vuole fare la scelta si può fare anche a livello politico amministrativo, basta volerlo, e però insomma anche se ci sono delle risorse ovviamente si riesce, le scelte si fanno anche più ponderate, più strutturate. Senta Alessia, voglio chiudere con lei con una nota polemica, no? Diciamo così, gliela faccio fare a lei, no? A parte gli scherzi, lei prima diceva, no? Rispetto anche alla visione che l'Europa ha della commistione, in questo caso privato pubblico, soprattutto sul tema educativo, e non viene considerata appieno. In Italia a che punto siamo, meglio in Toscana a che punto siamo tra paritarie e scuole pubbliche? Ma diciamo questo, in Toscana la Regione ha fatto una politica di sostegno negli anni alle scuole dell'infanzia, e questo è sicuramente stato un fattore che ci ha consentito di mantenere le nostre scuole
il più possibile presenti sul territorio. È ovvio che a livello nazionale la parità è ancora lontana, noi auspichiamo che con questo governo però certe situazioni si possano assolutamente portare avanti. Stiamo ragionando per esempio con il Ministero della Famiglia, perché sul Family Act all'articolo 2 c'è proprio un articolato che dice che con il Family Act si possono aiutare le famiglie dai 3 ai 6 anni a pagare la retta. Io spero che in qualche maniera si riesca con il Family Act e con la legge di parità a arrivare finalmente alla parità scolastica in questo paese, in questa legislatura. Vedremo se sarà così. Intanto comunque di questo e di tanti altri temi sabato ne parlerete, ne parlerà la FISM, ma insomma anche, come dire, gli ospiti sono illustri. Qui vedete anche la locandina. Sabato a Firenze si parte con l'introduzione di saluti dell'arcivescovo di Firenze, Cardinale Betori, insomma cito solo lui su tutti, ma poi sarà una mattinata molto intensa. Grazie, in bocca al lupo a questo punto anche per l'evento, Leonardo Alessi, grazie per essere stato con noi. Grazie a Sara Martini, buon lavoro ovviamente per quanto riguarda il Comune di Sesto Fiorentino. A tutti grazie per averci seguito da casa, terminiamo qui con te. Telegram, naturalmente, ci vediamo domani. Buona serata a tutti.